Cari amici di YouTube, appassionati di tennis, oggi un incontro piacevole qui sul nostro canale. Mi fa piacere ospitare Massimo D'Adamo, che saluto e che ringrazio per Ciao questo Matteo, spazio. Ciao, tutto bene, Massimo? tutto bene, almeno finora. Allora, cari amici, Massimo D'Adamo, ci dirà lui che cos'è, perché se voi fate la sua ricerca su Google verranno fuori talmente tante cose, un curriculum talmente pieno che lascio lui descrivere tutto quanto. Dico solo, Massimo, che ho avuto la fortuna, diciamo, di intercettarti sui social, che ogni tanto, tra l'altro, sono, vedi, hanno uno scopo positivo, a differenza delle tante cose che di solito negative si dicono. Ho conosciuto Massimo su Facebook ed è uno dei giornalisti che impreziosiscono il mio almanacco del tennis e lo sarà anche l'anno prossimo, e di questo ti ringrazio. Quindi lascio la parola a te, Massimo. Beh, insomma, ti ringrazio e naturalmente la presenza sotto almanacco per me è un motivo d'orgoglio, innanzitutto, perché è una pubblicazione che informa, no? Che informa su tutto quello che è accaduto durante l'anno, per cui per me è stato un piacere scriverci sopra. Vuoi sapere da dove vengo io? Vai! Io vengo dai famosi raccattapalle, no? Sì. Quelli che ormai non esistono più, no? Io, Franchitti, non ci metto Adriano perché non è vero che ha fatto il raccattapalle, Adriano, però sappiamo insomma, bene chi è. sì, però ecco, era un modo per avvicinarsi al tennis per noi che appartenavamo a una fascia medio-bassa, insomma. E poi c'è stata una piccola carriera di giocatore, molto modesta, per carità, fino ai limiti della seconda categoria. E dopodiché mi sono dedicato all'insegnamento. Già a 25 anni ero maestro e ho messo su la prima scuola agonistica dove c'erano Bonsignori, Palappa, insomma, bei nomi. Sì. Dopodiché c'è stato il fuori italico, 5 anni di fuori italico, dove abbiamo messo su la prima scuola prototipo, quella che poi doveva essere divulgata in tutto il territorio italiano al di sotto dei 14 anni. E che non fu fatta, secondo me fu un errore. Dopodiché c'è stato 5 anni di settore tecnico, Sì. dove sono stato responsabile di tutta l'attività junior fino a 18 anni. E dopodiché, insomma, mi sono dedicato soprattutto all'organizzazione. C'è stata la parentesi di 10 anni con il Giappone. Ecco, infatti questa è una delle cose che più mi interessa sapere. È stata una bella esperienza, penso che ti abbia Ah, arricchito. bellissima, bellissima. Devo ringraziare Claudio Pistolesi, che è stato colui che a suo tempo mi ha introdotto in questo mondo particolare, insomma, dove poi sono rimasto allenando giocatori interessanti sia di Coppa Davis che di Federation Cup e Sì. anche giovani. È stata un'esperienza sotto il profilo umano molto interessante, sotto il profilo tecnico altrettanto. Eh sì, eh E sì. oggi mi dedico soprattutto all'organizzazione di eventi e sto portando in giro e vorrei ricominciare a portare in giro il Tennis in Progress, che è una metodologia che vorrei portarla in giro sotto forma di dibattito. Certo. E per le aziende ho messo su un progetto che si chiama Vincere è un altro sport, dove il tennis e lo sport in generale diventano una metafora, facendo delle analogie con il mondo del lavoro. Ecco, beh, insomma, penso che abbiamo dato una bella infarinata, Massimo. Insomma, oggi con te, ovviamente parliamo di tennis e di una stagione che si sta avviando alla sua conclusione, una stagione ovviamente azzoppata dalla pandemia, ma che durante, diciamo, il fine agosto ha ripreso a camminare senza pubblico, direi, nella maggior parte degli eventi. Poi a Roma, proprio volendo ricollegarmi a quello che dicevi prima, al Foro Italico, abbiamo visto un torneo anche lì, diciamo, azzoppato dal pubblico e senza pubblico fino alle fasi finali. Ma insomma, nella realtà si sta giocando. Ecco, cosa dire? Qual è il tuo giudizio? Ecco. Ah, guarda, io credo che tanto che l'organizzazione in generale, parlo del circuito, no? Sì. Abbia fatto un grande sforzo organizzativo. È encomiabile questa cosa qui. Giocare senza il pubblico, voglio dire, è triste, no?
bisogna dare merito ai giocatori, agli organizzatori, di aver dato il possibile affinché questo sport rimanesse vivo durante questa situazione. Roma senza il pubblico, oddio, è zoppa come dici tu, Sì, è sì. così Roland Garros. Sì. Però insomma, meglio così che niente, eh. No, no, infatti, tra l'altro appunto si è dovuto per forza di cose giocare molto nel territorio europeo, addirittura l'Italia ha avuto un ulteriore torneo come quello in Sardegna, dove già si gioca peraltro altri tornei junior, e quindi insomma, però al momento si naviga un po' a vista, anche sulla prossima stagione direi che ci sono molte incognite al momento. Io infatti vi facevo questa domanda, insomma, adesso noi andiamo verso gli ATP Finals di Londra, che chiuderanno la stagione, ma rimane il grande punto interrogativo dell'anno prossimo. Sarà un altro anno come questo, oppure finalmente potremo avere di nuovo il pubblico seduto nei vari stadi? Insomma, questa è una grande incognita. No, quello sicuramente, insomma, sì, bisognerà un po' vedere l'evoluzione. Tra l'altro, questa sarà l'ultima edizione della ATP Finals a Londra. L'anno prossimo, un'altra perla che ha aggiunto l'Italia è avere per diversi anni, 5 anni, mi pare, le ATP Finals a Torino. E chissà se vedremo un nostro connazionale o alcuni nostri connazionali. Ed è qui la mia prossima domanda, Massimo. Il nostro tennis, tennis maschile, quello femminile un po' meno, sta vivendo comunque un bel periodo. Beh, diciamo che si è chiuso il ciclo del tennis femminile con risultati strabilianti, insomma, che tutti conosciamo. Era il momento giusto per il tennis maschile di risalire un po' alla ribalta. E, è accaduto con Fognini, ma subito dopo sta accadendo con questi giovani che giocano molto bene, tra l'altro. Ma loro va il merito di tenere alto la parte passionale, no? del pubblico, e per cui Sonego, Berrettini e l'Alto Adesino Sinner, sono tre figure interessantissime. Per Berrettini farei un discorso ancora più dentro, più in profondità. Adesso ho sentito dire anche cose un po' fuori posto su di lui, perché questi risultati non sono stati, secondo molti, all'altezza della situazione. Ma non è possibile chiedere a un giocatore di salire, 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 salire continuamente. Nessuno ci riesce. Per cui lui sono d'accordo. sta semplicemente consolidando il suo valore, che nessuno di noi può sapere se è 5, 10, 20, 3, nessuno può saperlo. Lui ha fatto un anno meraviglioso. Adesso deve consolidare, e tutti sappiamo che i risultati danno i punti, ma i punti vanno difesi dopo un Sì, assolutamente. Infatti, poi questa è stata un'annata particolare. Mi anno. sento anch'io come te di difendere la posizione di Berrettini, perché comunque è il numero 10 della classifica. Ci sono state molte critiche, ecco, forse a quelle alludevi dopo la sconfitta a Bercy, però insomma, non credo che su questo ragazzo ci si possa puntare assolutamente ad occhi chiusi, ecco. Sì, ma poi, sai, questa aspettativa ad oltranza nei riguardi di un giocatore, insomma, mi sembra un po' eccessivo. Cioè, Matteo è un ragazzo molto valoroso. Vincenzo Santopadre è un coach provato ad ogni esperienza, un ex giocatore, poi un ragazzo stupendo. Io lo chiamo ragazzo perché, insomma, me lo ricordo sempre ragazzo. Per cui bisogna dare tempo a questo ragazzo di consolidare, insomma, altrimenti noi ci mettiamo il carico negativo in questa sua emotività, che in questo momento non è No. proprio al massimo. Assolutamente, anzi adesso andrà probabilmente come riserva, vabbè, a Londra, però insomma comunque dopo la grande e bella esperienza dell'anno scorso, essere di nuovo lì comunque credo che sia un bel traguardo, quindi non è facile stare lì su in alto, ecco. Gli anni benedetti, chiamiamoli così, capitano a tutti, insomma, possono capitare a tutti. E poi dopo un anno devi mantenere, ma
È impossibile oggi pretendere da Matteo Berrettini che lui si attesti tra i primi 10 del mondo In pianta stabile. e non ne possa uscire. Non... C'è stata, secondo me, una parte della comunicazione che ha detto qualcosa di troppo. Poi sai, con i social purtroppo adesso c'è il dibattito aperto a tutti quanti, quindi che Sì, sicuramente è una cosa... però questo hai ragione, però il social è perdonabile, no? Sì. Perché poi si può dire di tutto. La stampa no. La stampa no. La stampa no, la stampa deve essere un po' più prudente Assolutamente. e capire anche le ragioni di un atleta che sta crescendo tantissimo, ma sta crescendo a suon di grandi sacrifici, e poi ci sono gli altri, eh. Poi Massimo ti volevo chiedere appunto dell'ultimo grande exploit di Sonego perché appunto solo una settimana fa batteva in maniera sicuramente inaspettata il numero uno Nole Djokovic, insomma anche su Sonego c'è una bella storia con un coach che lo ha aiutato tanto, ecco cosa ne pensi? Ah, ne penso bene. Il suo coach ha veramente grandi meriti e poi soprattutto, sai, trovarsi accanto a un grande giocatore, no? Può essere un colpo di fortuna, no? Oppure voluto dalle grandi multinazionali, Sì. ma crescere un ragazzo è una cosa diversa, così come ha fatto Sartori con Seppi e come hanno fatto altri coach. Io stesso ho avuto la fortuna o la Sì. bravura di crescere diversi giocatori. Il coach che crede in un atleta giovane è sempre encomiabile. E questo coach, il suo coach, è veramente degno di grande merito. Sì. L'ho visto tra l'altro proprio l'altro ieri contro De Minaux, Sì, sì. giocare veramente un bel match. A un certo momento la partita aveva preso una piega veramente di altissimo contenuto. Sì. E lui mi è piaciuto. Lui fa del tennis un'arte semplice, per cui anche nei momenti duri riesce ad avere un buon controllo emotivo e a tirare fuori soluzioni che sono molto interessanti. No, infatti, tutto sommato, questi profili che abbiamo trattato da Berrettini a Sonego a Sinner sono tutti poi diversi anche caratterialmente, però insieme possono dare, senza dimenticare Musetti e tutti i ragazzi che stanno venendo fuori, insomma, e che ci fanno ben sperare. Sì, c'è una bella onda. Vedo che molti discutono sui meriti di chi possono essere. Insomma, queste sono cose che non hanno importanza nella crescita di un giocatore. I meriti ce l'hanno chi ci lavora sopra. Oggi crescere un giocatore è un lavoro durissimo, ma Immagino. è durissimo per loro, per gli atleti, ma è durissimo anche per il coach. Per cui ho sentito, insomma, cose un po' troppo in là, insomma, è merito di Tizio, di Caio, è merito della FIT, non è merito di nessuno, è merito dei giocatori e dei loro coach, che sono dei grandi lavoratori. Assolutamente. E ecco, volendo concludere la nostra comunque bella chiacchierata, ecco, ti chiedo com'era girare, la sensazione di com'era per te girare nel circuito in parte attiva quando facevi l'allenatore, ecco, che sensazione avevi? È sicuramente dura, ecco, dici tu, ecco. Guarda, per me, sarò sincero, per me era particolarmente dura. Era difficile, ecco, sì. Sì, intanto perché avevo figli, insomma, famiglia, per cui. E devo dirti che 10 anni fa ho detto stop proprio per questa ragione. Era un po' lesso, come si No, suol no, dire. certo. Oggi come giornalista è un po' diverso perché mi faccio i miei 8-10 tornei l'anno, me li scelgo, sa, per cui è diverso, ma come coach è molto dura. Io ho portato gruppi di giocatori, 4, 5, 6 giocatori juniores anche in Australia, Caspita. e insomma è Oh. tosta, Eh eh? È sì, tosta. dovevi stare lontano da casa diverse settimane. Due mesi e mezzo, troppo. Però c'è il lato positivo, insomma, crescere dei ragazzi è sempre una scoperta continua, e poi insomma, beh, girare il mondo, Ti arricchisce. sì. Però a un certo momento io non ce la facevo più.
No, no, ma infatti, insomma, alla fine ti possiamo leggere, apprezzare anche, insomma, adesso in questa tua nuova veste. Io direi che niente, noi ci risentiremo al più presto. Come dicevamo, adesso, tornando all'attualità, la stagione si sta chiudendo, ci sarà Bercy, ci sarà ancora una tappa nel torneo femminile. Il maschile ha ancora anche tanti challenger, ce ne sono stati in Italia, quindi anche quello, insomma, comunque si prova ad andare avanti. Tenendo presente, ecco, che per esempio quest'anno le Next Gen Finals non penso ci saranno, e speriamo che, insomma, l'anno prossimo una sorta di ritorno a una piccola semi-normalità. Ecco. Sì, guarda, veramente, questa è la cosa che ci auguriamo tutti, eh. Esatto. E niente, intanto ringrazio Massimo D'Adamo per il tempo che ci ha concesso. Grazie Massimo, e niente, noi ci risentiamo. Sì, grazie a voi. Grazie Ci risentiremo presto, buon tennis e buona giornata. Ciao anche a te, un saluto a tutti. Massimo, ciao.